preso il via nella mattinata di sabato 18 maggio al CODMA di Rosciano di Fano la fiera agricola Fano Geo. Parte importante dell'evento, la didattica, a cui hanno partecipato più di 400 bambini. La base di questa manifestazione è la didattica, è rimasta la base più importante. Vedere 420 bambini, una marea di capellini gialli, è una grande soddisfazione, perché questo mondo agricolo, con tanti animali, con un po' di tutto, con tanti prodotti del territorio, che praticamente quello è il buon mangiare, però diciamo, vedere tanti bambini, che vedere un asino, vedere un maiale, rimangono a occhi spalancati, è una grande soddisfazione. L'augurio è che questa manifestazione cresca molto in didattica. Naturalmente dovremo andare a stravolgere un po' questa manifestazione, creando una didattica prima di tutto con le scuole nelle loro aule i giorni precedenti, per far capire cos'è questo mondo e poi per far vedere direttamente proprio sul posto come abbiamo visto oggi. Agricoltura e anche prodotti della terra con tanti stand. Tanti stand, vedi, qui di fronte a noi abbiamo proprio un po' qualcosa di diverso naturalmente, perché noi come Proloco, come Tre Ponti abbiamo adottato un macellaio di Preci, Roberto, che viene da Preci, che oramai è 2 anni e mezzo che noi invitiamo a questa e altre manifestazioni, perché riteniamo chi ha subito quel drammatico terremoto, no? Ormai 2 anni e mezzo fa, naturalmente bisogna essere vicini, e noi gli siamo vicini invitandolo ai nostri eventi per dar modo di poter ricominciare a lavorare, perché loro vivono un periodo. Però oltre a Roberto abbiamo tanti altri stand, naturalmente molti vengono la domenica. Allora l'augurio è, la mia idea, proporrò al mio direttivo dell'organizzazione di fare non un giorno ma 2 giorni di didattica e un giorno di mercato. Quest'anno la particolarità di Fano Geo è stata proprio quella della didattica, che ha visto una partecipazione come non mai di questi bambini delle scuole del territorio. Quanti erano e che cosa gli è stato mostrato? Ma quest'anno in particolare c'è 420 bambini, nonostante il meteo ha fatto un po' il pazzerello, però 420 bambini, vedere 420 cappellini gialli che si muovevano in quest'area del CODMA è stato veramente allegro, nonostante mancasse il sole ce l'avevano i bambini. E quando sono arrivati li abbiamo accolti, sono arrivati pullman da vari paesi qui vicino, dell'entroterra anche, e li abbiamo, ognuno, c'era un capogruppo su ogni squadra, su ogni didattica, erano 10, sono partite tutte 10 in contemporanea e abbiamo spaziato dalle arti, da dei mestieri antichi, il vasaio, il tornitore, all'agility dog, ai falchi, c'era un po' di tutto, la fattoria, i droni, quindi erano molto i bambini che guardavano questi droni, quindi la tecnologia, un po' tutto, gli antichi mestieri, il nuovo, il vecchio. Dobbiamo ricordare che domani poi ci sarà un'altra giornata di fiera agricola e anche per i bimbi che non hanno potuto partecipare oggi ci saranno, sempre se il tempo ce lo permetterà, anche altre attività. Esatto, no, allora continuano, la fattoria ci sarà, gli animali ci saranno, tanti stand, alcuni arriveranno anche domani perché non sono arrivati proprio tutti, quindi ci saranno dei mini laboratori, c'è un signore che realizza le penne con il legno, quelli ci saranno sempre, tutti, sia oggi pomeriggio che nella giornata di domani. Io ci sarò a disposizione per tutti, sono Anna Maria della Proloco, a disposizione per aiutare, per seguire i bambini che magari arrivano appunto domani.